Buongiorno e benvenuti al webinar Il cambiamento della piattaforma su Ape a seguito del rilascio della fase 3 tecnici. Allora, questa è la replica della registrazione che si è tenuto del webinar che si è tenuto lo scorso 17 settembre sulla nuova piattaforma, sulle nuove funzionalità della piattaforma su Ape. Sono Paola Pirani di Formez PA e vi do il benvenuto, come do il benvenuto ai relatori di oggi, Elena Marcias, Giuseppe Lonis e di Consul Media SRL, l'RTI che ha realizzato il software, e poi all'ingegner Massimo Puggioni, esperto di semplificazione Formez PA. Questo webinar, come dicevo prima, è la replica del webinar che si è tenuto lo scorso 17 settembre sul nuovo sistema informativo della Regione Autonoma della Sardegna per la gestione del procedimento su Ape, un percorso e fa parte di un percorso di aggiornamento e divulgazione che è stato composto da due webinar e due repliche, pensate per dar modo a tutti gli interessati di poter seguire queste novità apportate alla piattaforma. Questo ciclo di webinar è stato organizzato in collaborazione con il Centro regionale e il coordinamento su Ape e fa parte del progetto PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione. Di cosa abbiamo parlato in questi webinar? C'è stato un webinar dedicato agli operatori e un webinar dedicato ai tecnici e hanno parlato di tutte le nuove funzionalità della piattaforma su Ape proprio per supportare le esigenze che sono venute fuori dagli operatori, dai professionisti, dai cittadini, da coloro che la usano giornalmente. Abbiamo fatto anche appunto delle repliche proprio per dar modo a tutti, quelli che non potevano seguire i primi eventi, di poter poi comunque essere in aula e porre le domande e vedere dal vivo la connavigazione sulla piattaforma. Vediamo un attimo insieme il progetto supporto all'operatività di cui fa parte questo ciclo. Fino al 30 giugno abbiamo realizzato diverse attività di formazione in presenza. Abbiamo attivato 7 centri di competenza regionali per la semplificazione in Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Molise, Sardegna, Sicilia e Umbria e abbiamo svolto affiancamento e consulenza in presenza a distanza, oltre che portare avanti 14 indagini di monitoraggio e verifica sull'attuazione delle misure di semplificazione. Inoltre ricordo sempre che attiva la nostra rete, la nostra comunità di pratica, la piattaforma rete.italiasemplice.gov.it. Queste sono tutte le tematiche che sono appunto state trattate nei nostri webinar e nei nostri seminari. Siamo andati dalla conferenza dei servizi alla modulistica unificata e standardizzata, agli spettacoli e trattenimenti pubblici, all'attuazione delle misure di emergenza per il Covid. Tutti questi nostri seminari e il materiale utilizzato dai docenti lo potete tranquillamente trovare nella pagina Eventi PA, mettendo questo indirizzo che è nella slide, cioè eventi.pa.formez.it/progetto-formez-dettaglio-ms/17455. Lì avrete tutto l'elenco di tutti i nostri seminari e webinar. Cliccando sul titolo di vostro interesse potrete trovare tutta la trattazione, le slide utilizzate e le registrazioni. Sempre in questo nuovo anno, dal 2020 al 2021, ci sono state appunto, abbiamo pensato ad attuare un'assistenza alle amministrazioni per cercare di supportare proprio le amministrazioni con task force, percorsi e laboratori, proprio per sviluppare nuove competenze e la formazione di nuove figure all'interno delle PA e supportare soprattutto in questo periodo di emergenza così importante, così gravosa per tutti, supportare le amministrazioni nell'utilizzo della conferenza dei servizi semplificati, nell'applicazione del silenzio assenso, nella riduzione dei controlli ex ante e l'aumento dei controlli ex post. Su queste tematiche abbiamo svolto diversi webinar che potete trovare sempre nelle pagine dedicate su Eventi. Andiamo velocemente alla trattazione di oggi. Dopo l'accoglienza ci saranno i saluti del dottor Antonello Pellegrino, direttore del servizio Semplificazione Amministrativa per le Imprese, Coordinamento Sportelli Unici Affari Generali della Regione Sardegna, che aprirà appunto l'evento, e poi passeremo la parola ai nostri relatori, per poi lasciare lo spazio nell'ultima parte del nostro webinar alle domande e alle risposte, alle domande e alle risposte sulle nuove tematiche.
nuove funzionalità della piattaforma Suape. Nella chat, questo valido strumento, vi chiedo di scrivere le vostre domande che poi saranno riportate ai nostri relatori. E ricordo ancora che tutta la registrazione e le slide le potete trovare tranquillamente nel nodo 266595 dove vi siete iscritti. E a questo punto ricordo, prima di lasciare la parola ad Antonello Pellegrino, ricordo a tutti voi che si potrà ottenere l'attestato di iscrizione all'evento solamente se siete effettivamente iscritti all'evento e se partecipate per almeno il 20% del tempo. Buongiorno a tutti, chiedo conferma della, diciamo, funzionalità dell'audio. L'occasione è gradita per salutare i partecipanti che, a differenza delle altre tre edizioni del corso, arrivano a nuova piattaforma, diciamo così, in linea. Quindi ci sarà la possibilità di entrare nel merito non solamente di quelle che erano previsioni di funzione, ma del funzionamento reale ed effettivo di quelle che sono le novità che sono state rilasciate in piattaforma. Siccome immagino che ci saranno moltissime richieste e domande a riguardo, il mio sarà effettivamente solo un intervento istituzionale di saluto per conto della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato dell'Industria, che conferma anche con questa serie di incontri e con le funzionalità appena rilasciate e tutto il sistema di assistenza che è a vostra disposizione, come prima, per diciamo, le segnalazioni e le verifiche di funzionalità, e ciò a conferma del fatto che Regione continua a credere molto in termini di sforzo organizzativo e finanziario in questa piattaforma. Ci teniamo che funzioni, che sia anche funzionale, oltre che funzionante, confermato questo, lascio la parola ai relatori e alle vostre, immagino, nutrite e numerose domande e osservazioni. Buona giornata di lavoro a tutti. Buongiorno a tutti, sono Giuseppe Lonis, mi occupo per la RTI della configurazione della piattaforma Suape. Vediamo durante questo webinar quali sono state le novità introdotte nella piattaforma nel nuovo rilascio effettuato lo scorso fine settimana. Ci colleghiamo al Suape, col ruolo cittadino e vediamo la nuova piattaforma. La modifica, diciamo, all'interfaccia ha comportato la riscrittura dell'intera layout della piattaforma, apportando modifiche sia funzionali che di usabilità. Innanzitutto sono state suddivise attraverso dei tab che trovate in alto le pratiche presenti nella scrivania. Quindi un semplice clic in pratiche inoltrate oppure in pratiche in bozza oppure in pratiche in bozza di integrazione consentono di passare rapidamente tra le diverse tipologie di pratiche. Il pulsante per la creazione della nuova pratica lo trovate sempre sulla destra. È stata inoltre estesa la funzionalità di filtraggio delle pratiche in scrivania attraverso un motore di ricerca a comparsa. Quindi posso attraverso il clic nel titolo espandere o contrarre il filtro. Un'informazione numerica ci dà la quantità di elementi trovati in base alla ricerca. Quindi è possibile applicare uno o più filtri per poter vedere la funzionalità del motore. Adesso, ad esempio, proviamo a cercare il testo F13 nell'oggetto, applicare il filtro. Vedete, sono state trovate due pratiche e ogni filtro impostato viene visualizzato ora attraverso dei badge
azzurrini che è possibile rimuovere. Quindi aggiungendo ad esempio un altro filtro contemporaneamente, ad esempio nel codice pratica inseriamo una porzione del codice di questa pratica e vedete che insistono contemporaneamente due filtri che però è possibile ora rimuovere facilmente e in modo singolo. Quindi se io voglio disattivare uno dei filtri cliccando nella X lo posso rimuovere automaticamente, mi viene rieffettuata la ricerca. Il pulsante cancella filtri consente di rimuoverli tutti in un solo colpo e quindi tornare allo stato di ricerca di default, diciamo. Andiamo a vedere ora. Un'altra cosa sui filtri, abbiamo filtri contestuali. Quindi se io passo dal tab pratiche in bozza a pratiche inoltrate, vedete da e a vengono disattivati perché nelle bozze ovviamente non sono state le pratiche in bozza non sono state inviate, quindi non ha senso cercarle per data di invio. Andiamo a vedere una nuova pratica. E analizziamo quali sono state le numerose modifiche alle configurazioni. Scegliamo come ente quello di test e possiamo vedere che sono stati riscritti interamente tutto l'albero dei settori e degli interventi. E in particolar modo sono stati eliminati due importanti settori. Che poi, come vedremo dopo, sono stati, diciamo, inseriti all'interno di ogni singolo micro settore. Quindi noterete che sono stati appunto eliminati la cessazione attività e gli adempimenti accessori per attività esistenti. Perché sono stati eliminati? Praticamente, nella precedente piattaforma erano settori jolly, diciamo, scollegati dalle attività produttive e quindi gli interventi e la modulistica che producevano non erano, diciamo, specifici per la tipologia di attività che l'utente andava a selezionare. In questo caso invece sono stati interamente riscritti e inseriti all'interno dei vari alberi. Quindi trovate una cessazione attività per ad esempio esercizio di vicinato che sarà diversa da una cessazione attività di taxi oppure di uno studio professionale sanitario. Questo permetterà quindi di avere in output, quindi verrà la piattaforma produrrà una modulistica obbligatoria da compilare diversa sulla base appunto della tipologia selezionata. Lo stesso discorso viene fatto per gli adempimenti accessori. Quindi vengono proposti in base al settore selezionato tutta una serie di modulistica accessoria distinta per attività. Inoltre, nelle attività produttive è stata apportata una nuova classificazione con una strutturazione in sette tipologie di settori, prendendo spunto dalla classificazione del codice Ateco. Tra questi sono stati inseriti numerosi nuovi settori, quindi una gamma, è stata aumentata la gamma di interventi disponibili. Ad esempio, è stato inserito la produzione primaria di prodotti vegetali destinati all'alimentazione umana, oppure nella sezione attività manufatturiere è stata aggiunta altre attività manufatturiere operanti nel settore non alimentari soggette all'acquisizione di uno o più titoli abilitativi. Poi all'interno di commercio all'ingrosso troviamo la nuova. No, non l'ho sbagliato. Nella sezione attività di servizi e alloggio e ristorazione troviamo
la nuova categoria di somministrazione, che non la vedo. Allora, un attimo solo. Ecco qua, somministrazione di alimenti e bevande. Troviamo somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni ed eventi. E poi somministrazione di alimenti presso circoli privati di natura commerciale. Poi abbiamo nella sanità, abbiamo i laboratori, vediamo un po', laboratori di autocontrollo per alimenti. Eccolo qua, laboratori di autocontrollo per alimenti. Poi nell'ultimo macro settore abbiamo nuovo l'attività di fruizione turistica di siti minerari, poi altre attività di servizi soggette all'acquisizione di uno o più titoli abilitativi e come ultimo nuovo settore abbiamo attività di servizi temporanee in sede diversa da quella abituale in occasione di manifestazioni ed eventi. Questi sono tutti settori nuovi che nella precedente piattaforma non esistevano. Allora, andiamo avanti e vediamo la selezione di un settore nuovo, quindi ad esempio produzione primaria di prodotti vegetali destinati all'alimentazione umana. Selezioniamo questo settore e andiamo avanti. Ok, vediamo subito che in base alla selezione effettuata compaiono i due nuovi interventi, che sono la cessazione e gli adempimenti accessori. Ok, quindi in tutti i settori che potete selezionare trovate questi due nuovi settori che appunto produrranno un output diverso in base alla selezione effettuata. Andiamo avanti, selezioniamo avvio e vediamo come sono state potenziate le condizioni. Ossia, mentre nel precedente piattaforma le condizioni erano una opzione di scelta, quindi l'utente poteva anche superare lo step 3 senza dover necessariamente selezionare qualche opzione. In questo caso invece sono state diciamo, riscritte le condizioni, sono state potenziate attraverso una serie di domande sia opzionali che obbligatorie. A risposta annidata, quindi dopo una prima risposta il sistema chiede ulteriori specifiche a chi sta compilando la pratica. Questo consente di personalizzare le dichiarazioni della modulistica o la modulistica stessa, oppure gli endo associati. Quindi ad esempio andiamo a vedere la condizione 3 dove chiede se l'attività è soggetta a controlli di prevenzione incendi, una risposta a questa domanda determina o no la comparsa di o un modulo o una dichiarazione nella DUA oppure nulla. Cioè se io rispondo no ad esempio. Il sistema non aggiungerà nulla alla pratica presentata. Se invece rispondo sì e scelgo che l'attività è già in possesso di SCIA in corso di validità, questa risposta mi aggancerà alla DUA una dichiarazione dove mi chiede di specificare gli estremi. E via dicendo, ad esempio per quanto riguarda il MOCA, per quanto riguarda l'occupazione del suolo pubblico, se ad esempio rispondiamo sì, è alla tipologia di suolo pubblico di cui si chiede la concessione, produrrà ad esempio un modulo specifico per il suolo pubblico demaniale oppure non demaniale, quindi aggiungerà il modulo specifico per queste due risposte e via dicendo. Alcune check sono opzionali, quindi se non mi serve l'F25 per lo spandimento di acque vegetali nei frantoi oleari,
non lo attivo e quindi non mi appare il modulo specifico e via dicendo. Quindi troviamo una serie di domande obbligatorie e una serie di domande opzionali. Andiamo avanti, rispondiamo adesso no a tutto, in modo tale da vedere come è stata riscritta la DUA. È stata semplificata ulteriormente. E vediamo che dalle 14 dichiarazioni sono state eliminate appunto 9 dichiarazioni e ne abbiamo 5 di default. Test, pratica, vegetali. Andiamo avanti. Ah, scusate, torno indietro di uno step per farvi notare che nello step 4, all'oggetto, non è più presente la selezione del tipo di procedimento e il riepilogo perché sono stati spostati nello step 5. Andiamo avanti, proprio perché nella nuova piattaforma il tipo di procedimento viene calcolato in automatico dalla piattaforma in base alla selezione effettuata sia negli interventi, nelle condizioni che nelle risposte ai moduli. Quindi non aveva senso mantenerlo prima di aver dato delle risposte. Quindi adesso, in base a quelle risposte, viene calcolato un iter consigliato, che poi ovviamente l'utente può anche, se ritiene necessario, cambiare, però comunque viene fatto successivamente alle risposte, alla compilazione della modulistica. Andiamo avanti, apriamo la DUA, quindi il nuovo intervento mi ha prodotto 4 moduli. E vediamo come la DUA sia stata, diciamo, asciugata e sono presenti solo 5 dichiarazioni. Quindi dettagli dell'attività, dettagli del procedimento, attestazione dei possesso e requisiti di legge, note e firma. Come potete vedere, sono state eliminate la DUA prevenzione incendi perché è legata, come dicevo prima, alla condizione numero 3. Oppure l'occupazione di suolo pubblico è stata collegata alla condizione 13, e via dicendo. I requisiti igienico-sanitari, la DUA emissione in atmosfera, le industrie insalubri, sicurezza sul luogo di lavoro, scarichi, impatto acustico e AUA, autorizzazione unica ambientale, sono tutte dichiarazioni non più obbligatorie. Quindi se per caso la vostra pratica produce questa DUA, non dovete spaventarvi perché appunto è il risultato della nuova implementazione dell'albero degli interventi. Proviamo a tornare indietro. Andiamo alle condizioni e proviamo a rispondere sì. È che l'attività è già in possesso di SCIA. Andiamo avanti. Quindi questa nuova variazione alla condizione 3 dovrebbe produrmi una nuova dichiarazione nella DUA. Eccola qua. DUA prevenzione incendi. Ok, quindi io ho risposto alla condizione 3, ho dato una risposta differente rispetto al test che ho fatto precedentemente e quindi dicendo appunto che era in corso appunto che ero in possesso ancora del titolo abilitativo in materia di prevenzione incendi e quindi il sistema mi chiede appunto, dammi gli estremi della SCIA. Quindi possiamo fare un esempio di compilazione, test, agganciamo. Andiamo a rispondere alle varie domande obbligatorie.
Ok, andiamo a compilare gli altri moduli aggiuntivi in modo tale da vedere gli step successivi. Andiamo avanti. Compiliamo il C1. Andiamo a firmare il C1. L1. Agganciamo l'anagrafica del titolare. Ovviamente le risposte che sto dando adesso sono date in modo tale da produrre il meno modulistica possibile e andare veloce nella compilazione. Ok, ho completato la modulistica. Una nuova funzionalità che trovate nei moduli è quella, la possibilità di aggiungere dei moduli liberi. Quindi sono stati configurati nella piattaforma quattro moduli jolly, diciamo, che l'utente è possibile e può selezionare e compilare liberamente. Quindi se io desidero ad esempio aggiungere un di 100, conferma. Quindi posso appunto integrare rispetto a quelli che la piattaforma mi obbliga a compilare, posso aggiungere un modulo, diciamo, libero che posso integrare nella mia pratica. Ok, tra gli allegati liberi invece è stata potenziata la possibilità di allegare appunto più file. Quindi se io dispongo di più, che ne so, di più tavole tecniche relative a un unico allegato, sia nei moduli che negli allegati liberi, il sistema mi permette di allegare n file. Magari lo vediamo più tardi, con un modulo, B, ad esempio. Possiamo provare a fare una pratica, creare una pratica di vicinato. E vedere appunto nel B come è possibile allegare più file allo stesso allegato. Allora andiamo, volevo farvi vedere un'altra modifica alle condizioni, ossia alla domanda inerente il suolo pubblico, scegliere che deve essere acquisita contestualmente. Su suolo pubblico demaniale, vedere cosa cambia nella produzione della modulistica. Andiamo avanti. Ok, vedete, mi chiede ora l'F21 perché ho detto di voler che è necessario acquisire appunto la concessione demaniale e poi il sistema mi chiede anche la compilazione dell'F32 perché la pratica ora non è più in autocertificazione ma in conferenza di servizi. Andiamo avanti, compiliamo questo ulteriore modulo.
Ok, l'abbiamo completata. Mettiamo i dati d'importo 21, test. Salviamo il modulo e andiamo avanti. Non ho compilato qualcosa, l'anagrafica. Andiamo a salvare. Ok, il riepilogo è stato esteso in questa sezione, quindi non più nell'oggetto, come dicevamo prima. Quindi il sistema mi produce tutto quello che ho selezionato, quindi il comune, cioè l'ente, il tipo di settore con intervento, le condizioni e le risposte che ho dato, i moduli che ho compilato e gli allegati, ed eventualmente i pagamenti se presenti. Nel procedimento, ecco qua, troviamo quello che il sistema ha calcolato. Quindi, come dicevo prima, avendo richiesto una concessione demaniale, automaticamente il sistema capisce che la pratica va in conferenza dei servizi. Nulla vieta, se ritenete, sbagliata questa scelta del sistema, di cambiarlo, ok? Tenete presente che una volta che viene fatta la scelta, il sistema non ricalcola più in automatico il procedimento. Quindi tiene per corretta quella che è la vostra scelta. Ok? E poi lo step successivo è l'invio della pratica. Per quanto riguarda la procura, è stato modificato, non trovate più il check, ma il pulsante. Però la Fammi procedura dire di una cosa firma veloce. è Rispetto rimasta la stessa, a diciamo. quando gli abbiamo fatto vedere che il sistema Non è stata suggerisce in modificata. automatico il tipo di E, come procedimento, dicevo prima, andiamo volevo dire questo: se a dovesse creare. capitare compilando che il sistema suggerisce un tipo di iter che ritenete sbagliato, per carità, correggetelo, ma vi chiederei di segnalarcelo, cioè di segnalarci la pratica in cui il sistema vi ha suggerito un tipo di iter errato in maniera tale che possiamo verificarlo e controllare, perché noi lo vediamo più lato, come dire, lato operatori, quindi è importante che gli utenti cittadini che utilizzano la piattaforma ci segnalino questi tipi di errori, perché ci danno la possibilità di verificare ed eventualmente correggere. Solo questo. Esatto, sì, certo. Perché comunque errori alla configurazione possono essercene, magari delle sviste o delle calcoli differenti che appunto grazie ai suggerimenti che tutti gli utenti fanno quotidianamente possiamo migliorare e perfezionare la piattaforma, correggendo appunto gli errori presenti. Andiamo alle attività, scusate, torniamo indietro, anzi torniamo alla scrivania, tanto la dobbiamo fare nuova, quindi in bozza troviamo la nuova, test pratica vegetali, vedete, fatta oggi. Vi faccio vedere cosa è cambiato nel sistema dopo l'avvento di questa nuova piattaforma, che è cambiato che io questa nuova pratica posso modificarla, appunto inviarla, inoltrarla e duplicarla. Ok? Le pratiche vecchie invece, come abbiamo spiegato nei precedenti webinar, non possono più essere lavorate, quindi non possono più essere completate e inoltrate,
duplicate perché appunto è cambiata interamente la configurazione del sistema. Quindi i vecchi interventi in funzione fino alla settimana scorsa sono stati dismessi. Quindi era impossibile per il sistema fare un merge tra le due configurazioni perché sono totalmente differenti. Sono state inserite le nuove condizioni, gli interventi sono totalmente stati riscritti e quindi sono incompatibili, i due oggetti sono incompatibili. Quindi potete comunque usarle come riferimento, ma non potete lavorarci. Nelle pratiche invece nuove, create appunto dopo il nuovo rilascio potete continuare a lavorare come facevate prima, quindi la potete duplicare, la potete integrare, cioè, l'integrazione comunque nelle vecchie rimane, non potete duplicarla o completare le bozze. Andiamo a creare una nuova e vediamo l'esempio con i moduli, con gli allegati multipli. Quindi andiamo nell'ente di test di prova. Andiamo nel commercio su aree private e scegliamo l'esercizio di vicinato. Andiamo avanti, scegliamo un avvio, rispondiamo per semplicità tutto no. Vedete che le condizioni che il sistema ha prodotto sono totalmente diverse dalle precedenti. Ogni intervento, ogni settore selezionato ha le proprie condizioni. Quindi in questo caso mi chiede, ad esempio, se devo vendere bombole GPL, domanda che non contestuale all'esempio che abbiamo fatto precedentemente. Oppure se vendo preziosi, armi comuni, diciamo, e via dicendo. Andiamo avanti. Quindi completo le mie risposte. Andiamo al passo successivo. Scegliamo l'anagrafica. Test esercizio di vicinato. Allora, qua per semplicità seleziono itinerante, ma ovviamente è solamente un esempio. Ecco qua, andiamo nel B1, quindi sotto troviamo l'allegato, quindi la planimetria che posso allegare e come vedete abbiamo la disponibilità del pulsante più. Vabbè, il file non è firmato. Procura. Vediamo se questo lo prende. Ok, quindi faccio più e quindi al B1, all'allegato B1 planimetria quotata, posso mettere n elementi. Quindi ci sono casi dove a quell'allegato l'utente produce più file e ora ha la possibilità di metterne n. Un ulteriore potenziamento è il controllo sui file. Quindi io non posso mettere due volte lo stesso file. Vedete, il sistema mi blocca perché quel file è già presente al sistema. Quindi devo necessariamente inserire n file diversi. Ok, niente, salviamo. E andiamo a vedere. Quindi, diciamo, non so se ci Forse sono gli farei domande vedere inerenti a l'utente questa parte, oppure io qualche passerei a esempio vedere di adempimenti le accessori. comunicazioni. Non so, ditemi voi se dobbiamo rivedere qualche Poi una. aspetto su questo argomento, se ci sono domande oppure. Sì. Adempimenti accessori, sì, perfetto.
esempio, adempimenti accessori per esercizio di vicinato. Ecco qua. Il sistema produce la selezione appunto di almeno una di queste opzioni. Quindi, ad esempio, cambio del preposto, oppure affido del reparto, oppure vendite straordinarie. Se noi invece scegliamo un settore differente, ad esempio, attività produttive, proviamo taxi. Avanti. E scegliamo adempimenti accessori. Cambiano le opzioni, Abbiamo sì, quindi c'è codificato una tutta una variazione serie del di veicolo, fattispecie che prima oppure si una potevano gestire sostituzione solo temporanea alla in guida, maniera del tutto manuale, adesso via sul dicendo. fronte Quindi delle abbiamo attività opzioni abbiamo personalizzate per ogni diverse tipologia fattispecie già di codificate, per cui il adempimento. sistema è molto più raffinato nell'individuare i moduli che servono anche per delle fattispecie minori che sono tuttavia frequenti. Ecco. Esatto, vediamo anche il C6 come è stato semplificato. Non avete più la dichiarazione dove dovete specificare il settore, perché è già implicito nella scelta che state facendo. Ossia, allora, taxi lo togliamo, mettiamo cessazione di vicinato. Rispondiamo no alle varie condizioni e andiamo velocemente a vedere il C6. Ok, cessazione, vedete? È stato semplificato ulteriormente questo modulo. Perché la scelta del settore dell'attività è già implicita nell'intervento. Quindi questa nuova piattaforma ha permesso di semplificare anche la compilazione di tutta una serie di moduli. Abbiamo semplificato circa una trentina di moduli, e questo appunto permette di risparmiare parecchio lavoro Allora, nella se fase vuoi ci sono di diverse domande che compilazione possiamo vedere dell'attività. adesso e poi continuare con la seconda parte. Allora, alcune volte chiedono a cosa serve la sezione pratica in bozza di Non lo integrazione. so, ci sono Cioè, non si è domande capito prima oppure di andiamo avanti? funzionamento. Ok, sì, esatto. Sì. Allora, servono per distinguere le pratiche che avete nella scrivania, ossia. Pratiche in bozza sono tutte le pratiche che in lavorazione, ma che non avete ancora inviato al SWAPE. Quindi sono distinte rispetto a quelle inoltrate che avete appunto già inviato al SWAPE e che sono in istruttoria o archiviate o piuttosto che in verifica formale, eccetera. Le pratiche in bozza di integrazione sono le pratiche che io ho già inoltrato e che sto modificando per integrarla. Quindi se io faccio tra le pratiche inoltrate, effettuo una modifica, quindi faccio carica integrazioni, ok? Automaticamente sto apportando una modifica a questa pratica e il sistema me la sposta nell'altra tab, nell'altra vista. Quindi ad esempio se cambio l'oggetto di questa pratica, ad esempio, facciamo una modifica semplice e metto modificato, ok, dopodiché salvo e torno alla scrivania, ok, sto modificando la pratica già inoltrata, vedete,
E quindi il sistema automaticamente me la tiene in bozza di integrazione, perché non ho ancora spedito al SUAPE le modifiche effettuate. Quindi in questa vista io posso ancora modificare, oppure ad esempio rimuovere l'integrazione, quindi ripristinare lo stato della pratica al momento in cui è stata inoltrata, oppure posso, niente, posso fare altre Esatto, operazioni e poi c'è diciamo. come domanda, Cioè, nelle integrazioni è possibile diciamo, rivedere la dei modulistica? prefiltraggi Sì, delle si tipologie di possono pratiche, modificare i moduli una separazione di nell'integrazione. tipologie di pratiche che appunto mi permette di distinguerle facilmente Sempre su questa tra quelle che non ho integrazione, ancora aggiungo anche inviato questa e domanda, tanto inviato. poi è la stessa cosa. È possibile rivedere le condizioni? Sì, adesso è possibile rivedere anche le condizioni. Ora, se Sì, vuoi potresti. certo. Esatto, lo vediamo anche. Carica integrazione. Cioè io ad esempio. Certo. È possibile anche. Esatto. È possibile rivedere le condizioni, è possibile rivedere l'oggetto, l'ubicazione. Ovviamente non è possibile cambiare campi chiave, che ne so, il codice fiscale. Io non posso cambiare il codice fiscale di una pratica già inoltrata perché mi cambierebbe perché è legato al codice della pratica. Quindi in quel caso dovrei annullare la pratica e ripresentarla. Andiamo ad esempio nell'F13, lo voglio cambiare e devo necessariamente cliccare nel pulsante modifica. In questo caso viene avvisato l'utente che si sta modificando un modulo già presentato al SWAP e quindi eventuali configurazioni versionate dovranno essere ricompilate. Ok? E qua posso apportare le modifiche alle risposte che avevo già fatto, che avevo già dato nel modulo. Quindi posso cambiare una data, ad esempio, dell'inizio lavori per il cambio di destinazione d'uso, posso cambiare la scelta nella risposta a ulteriori profili di conformità e via dicendo. Ad esempio, posso metterla prima, Ok, poi c'è un'altra domanda. Questa posso sicuramente si riallaccia a spuntare quello che devi far vedere adesso. Qualora si dovesse l'opzione in procedere altre con la comunicazione dichiarazioni di inizio e via lavori, dicendo, relativa ad posso esempio ad un permesso di fare tutte le costruire, modifiche come si alla procede se modulistica tra i settori presentata. non è menzionata Ok? l'attività comunicazione di inizio lavori? Ovvero, esatto. No, allora, nei settori non lo troverete mai comunicazione, perché non è una tipologia di attività, ok? Le comunicazioni sono uno strumento presente nel dettaglio di una specifica pratica. Quindi la pratica è già presentata. Avete presentato una pratica con un intervento specifico. E nel dettaglio della pratica trovate lo strumento appunto utile per inviare le comunicazioni. Tra le comunicazioni disponibili trovate anche l'inizio lavori. Adesso lo vediamo. Quindi scegliamo una pratica inoltrata, quindi già presentata allo sportello SWAPE. Selezioniamo il dettaglio, quindi vedi dettagli, pratica. E nella sezione comunicazioni trovate la nuova strumentazione per la gestione delle comunicazioni. Quali sono le modifiche apportate a questa sezione? Allora, innanzitutto è stata potenziata la gestione della comunicazione. Quindi adesso potete, come per le pratiche, scremare le comunicazioni tra quelle inviate e in bozza, ossia il sistema permette di salvare anche una versione non completa della comunicazione. Mentre in precedenza dovete
creare e inoltrare e inviare la comunicazione in una sola, diciamo, istanza, quindi allo stesso tempo non potevate appunto salvarvela, quindi eravate obbligati a crearla e inviarla. E ora invece potete iniziare a creare una comunicazione e se non avete, ad esempio, tutta la documentazione da allegare alla comunicazione, la potete salvare e la potete trovare disponibile in un secondo momento. Quindi andiamo a crearne una nuova comunicazione. Scelgo la classe di comunicazione, quindi ad esempio attivazione di impianto radioelettrico oppure completo utilizzo di ro terre e rocce da scavo, fine lavori. Inizio lavori edilizi, sospensione o ripresa di lavori edilizi e via dicendo. Ad esempio, ci sono tutte le parti inerenti il deposito del collaudo statico, del progetto strutturale e da ieri trovate potenziate tutte queste parti con la modulistica online. Quindi, ad esempio, se scelgo deposito collaudo statico, trovate l'F14 disponibile. E questo è entrato in produzione ieri sera. Ok? Sono tutta nuova modulistica. Trovate tutto l'F14 nelle varie configurazioni possibili, variabili in base al tipo di comunicazione. Ad esempio, comunicazione e variazioni del progetto strutturale cambia la tipologia di F14. Ok? Perché i dati necessari sono differenti. Andiamo alla domanda che è stata fatta, quindi se voglio fare un inizio lavori edilizi, quindi scelgo questa classe e il sistema mi propone il modulo adatto. Quindi ora non devo più compilare un F3 su PDF e allegarlo, ma posso facilmente compilarlo online. Vado a completare tutte le dichiarazioni. Mettiamo tutte le risposte più facili. Fermiamo. Dichiariamo, firmiamo. Allegato C. È stato introdotto da poco anche l'opzione di lavori in economia. Ok, vediamo se sono completi in ogni sua parte. Sembrerebbe di sì. Salva modulo. Allora, vediamo un po' cosa ho dimenticato. Ecco questo. Questa check. Eccola qua. Ok, salviamo. Ok, dopodiché, anche su questa parte ci sono arrivati alcuni quesiti.
Allora, dopodiché molti chiedono, non posso inviare perché il modulo è completo. Perché? Perché ovviamente manca un'azione, ossia, dopo che avete completato la compilazione dell'F3, dovete generare il PDF, perché questo modulo va allegato e firmato, quindi dovete generare il PDF. Ok, eccolo qua, vedete? E il sistema mi dice da firmare, quindi dopodiché devo procedere a azioni, firma online o firma offline. Io adesso non posso firmarlo perché sono in connavigazione e quindi il sistema del webinar mi blocca la firma. Però dovete dare firma online e dovete firmare il documento così come fate per la firma della pratica. La procedura è uguale. Quindi, dopodiché, dopo che avete firmato il documento, il tasto invia si attiva. Ok? Potete aggiungere alla comunicazione anche allegati, quindi nuovo allegato, e potete manualmente selezionare altri allegati. Potete aggiungere, non lo so, una carta d'identità piuttosto che un ulteriore F3, eccetera. Supponiamo ad esempio che dovete compilare n volte l'F3, potete usare comodamente questo strumento, quindi generare un F3, firmarlo, poi compilarne un altro variando i lavori, eccetera. Poi dopodiché potete allegare moduli liberi, che ne so, un F34 ad esempio. Vedete, il sistema ve lo aggiunge, quindi lo potete comunque aggiungere, compilare, completare e generare il PDF dopo che l'avete completato. Vi faccio vedere ora che non posso inviarla questa comunicazione perché non ho ancora firmato, però non è che perdo il lavoro, posso tranquillamente salvarlo. Ok? E mi ritrovo la comunicazione nella sezione bozze. Quindi non ho perso il lavoro che ho fatto e posso completarlo, magari dopo che finisce il webinar, lo firmo l'allegato e lo invio. Ok? Quindi è comodo poter, creare e salvare le nostre bozze. Sono separate rispetto a quelle inviate, dove trovate anche l'esito dell'invio della comunicazione. Questa colonna è stata aggiunta ed è comoda per avvisare in caso di eventuali esiti negativi della trasmissione. Ok, mettete, c'è Posso un aggiungere problema nel sistema una domanda si che ho interrompe visto che sta arrivando la sotto varie forme, comunicazione, ma che ci hanno quindi, fatto molto cioè anche nei magari giorni la scorsi. PEC ha Nel un problema, la modulo F3, PEC nella vi comunicazione mostra d'inizio lavori, l'esito negativo, quindi magari cioè potete ci può essere rinviarla la necessità e che via sia dicendo. firmato Quindi, da diversi soggetti, perché soprattutto per l'inizio lavori abbiamo sì, una certo. dichiarazione anche del responsabile dei lavori, del direttore dei lavori, del responsabile dell'impresa esecutrice, che possono essere dei soggetti diversi. Chiedono come fare e poi in un'altra forma uno chiede qual è la differenza tra firma online e firma offline, insomma, spiegamogli un po' come procedere. Beh, la firma online è quella che praticamente ti scarica il plugin Java, lo devo aprire e praticamente mi fi firma in diretta, diciamo, firma in diretta tutta la modulistica che ho prodotto, quindi PDF, me li firma e me li trasforma. Senza che io esca da questa diciamo, pagina Certo, qualcuno l'altro giorno secondo mi me rigenera i provava, cioè file scaricava il firmandoli attraverso PDF, l'applet lo Java. Firma firmava, lo offline, scaricava poi tra gli devo allegati firmarli liberi, però il indipendentemente sistema, da non questa rilevando la piattaforma, firma messa caricare poi sul modulo, il file firmato. non gli faceva inviare la comunicazione, capito? Questo è l'errore che ho. Hai capito?
No, Hai capito non ho detto niente. come... Cioè, non la... Sì, scusa, chi stava parlando? Elena, stavi parlando tu. Ok, mi ho sentito qualcosa. Nulla Ma se tu fai vieta così, qua, se fai così e lo dopo inserisci che tra gli ho allegati, generato rimuovere devo quello dagli allegati. scaricarmelo. Ok, quindi ho il PDF, ho il mio PDF. Ok? Posso attraverso un programma di firma apporre tutte le firme che voglio e poi reinserirlo. Quindi caricarlo. Deve rimuovere questo, ovviamente, perché questo rimane A sempre quel da punto si firmare. attiva il Quindi, pulsante dopo che io invia. l'ho Esatto. scaricato, lo firmo con un programma di firma che ho io. Magari devo metterci 10 firme, lo firmo ognuno per proprio. Questo lo rimuovo, rimuovi, ok, e ci carico il nuovo firmato. Nuovo. Esatto, il sistema non lo attiva, l'invia, se c'è un Sì. file non firmato. Quindi se io carico esternamente, quindi con una firma offline, Ok, quello non lo puoi l'allegato rimuovere perché firmato vabbè. da 10 persone, lo carico. Quindi ad esempio qua faccio carica, ci metto il file, io ho un file Secondo me perché non è procura lo ad stesso esempio, fa, forse vediamo lo se me lo rileva perché non prende. è Ok, mi quello. dà firmato. Questi li rimuovo. Sì, no, questo è generato. Ci manca il testo e lo sportello. Perché non me lo carica? Vediamo cosa manca. Aspetta un attimo, salva. Sì, sicuramente è per quello. Sì, forse il nome è diverso, Siccome... cioè c'è discordanza, dovrei avere un file F3 firmato, ok? Adesso ci ho messo procura, ma non va. Modifica. Esatto, comunque dopo che l'ho firmata, l'F3 inizio lavori, io adesso, meno che non passo ad Piuttosto mi Elena chiedono se si può quello ancora che ho scaricato firmare per prima. l'impresa caricando la procura. Facciamo una Assolutamente sì, prova. si deve mettere come nuovo allegato e si carica la Download, procura. Quello non me è lo cambiato firmi per niente. piacere a questo. Se si firma in nome per conto di un altro Copia. Incolla. soggetto, la procura è sempre necessaria. Ecco, diciamo, siccome questa Dov'è? è domanda molto frequente dei genitori, Aspetta, dov'è il tantissimi. file? Un attimo, così lo cerco. Ah, generico. Ok, trovato. Comunque, l'ho messo in appoggio. Appoggio, appoggio. Sì. Vediamo se dipende da quello oppure c'è qualche bug nella piattaforma di test, ma comunque la procedura è quella, nel senso che lo posso scaricare, firmare offline, non online, e poi ricaricarlo. Non lo so, ci sono altre domande su questa parte. Come dicevo prima, ora è disponibile anche l'F14 in tutte le varie tipologie di comunicazione che bisogna effettuare. Ne abbiamo 5 Sì, di gli F14 tipologie, l'abbiamo aggiunto ieri perché quindi ancora non, abbiamo forse non deposito è ancora relazione aggiunto struttura del tutto ultimate, in produzione, vabbè. deposito progetto strutturale, deposito collaudo statico. Variazione del progetto Va strutturale, bene, sì. Che cos'altro di sostituzione del facile possiamo far collaudatore delle opere vedere? strutturali. Allora, ho Vediamo. visto prima la domanda. Sì. Intanto firmando. Allora, chiedono come e quando è possibile gestire pratiche pluriintestate. Allora, prima di tutto, quando si crea una nuova pratica, si devono inserire più richiedenti. Dopodiché, nel modulo
indicherà quali sono i titolari della pratica e tu non è che puoi inserire solo un titolare, puoi selezionare tanti titolari quanti ne ha inserito in fase di compilazione dell'anagrafica. Certo. Ah, e poi intanto che Giuseppe arriva a quel punto, ci sono domande da anche sull'help desk. Esatto. Allora, per queste sanatorie edilizie con il rilascio di atti espressi. Allora, sì, le ho lette, ci sono domande... Avviare la conferenza di servizi. Allora, esatto. Quindi se io scelgo ci sono un po' di domande che di... sono di carattere prettamente amministrativo e quindi esulano dall'argomento del webinar di oggi, che ricordiamo sono le funzionalità del sistema. Ora, sì, l'ho letto questa cosa sul fatto che nella sanatoria, chiede se per la sanatoria si può indire la conferenza di servizi. Secondo quanto indicato nelle direttive, la conferenza di servizi non è prevista per le pratiche di sanatoria con rilascio di atti espressi. Però questa è una domanda che non riguarda il software, riguarda chiaramente l'aspetto amministrativo. Io la risposta adesso ve la do. Però per queste cose è meglio se inviate un quesito sull'apposita sezione del sistema piuttosto che in questa sede. Poi, sì Giuseppe, Allora, sì. Per i richiedenti, vedete, nell'anagrafica c'è la possibilità di aggiungere N richiedenti, quanti se ne vogliono. Quindi, ovviamente, il primo determinerà il codice della pratica. Tutti gli altri a seguire, è possibile aggiungerne N in base alle proprie esigenze. È possibile sempre importarlo anche dalla rubrica. Quindi io carico la rubrica, vedete, Marcias Elena, il secondo richiedente, il primo richiedente sono io e via dicendo. Sì, intanto poi, io volevo dire una cosa, permette il fatto che cioè, il senso del dover selezionare in ogni modulo i titolari tutte le anagrafiche è perché noi possiamo avere una pratica cointestata. Sono necessarie. Ma non tutte le dichiarazioni sono rese da tutti i cointestatari della pratica. Il tipico caso è quando io ho una pratica, per esempio per la costruzione ed esercizio di una media struttura di vendita, dove io posso avere due soggetti cointestatari, di cui uno è il proprietario dell'immobile che effettua l'intervento edilizio e l'altro è l'esercente che eserciterà l'attività su quel fabbricato. Quindi io mi troverò come titolare il proprietario dell'immobile sui moduli spiccatamente edilizi e l'esercente nei moduli che riguardano l'aspetto commerciale. Quindi nel B1 io come titolare selezionerò solo l'esercente e non anche il proprietario. Il senso è quello. Individuare per ogni modulo chi è il dichiarante fra gli intestatari della pratica. Ok Giuseppe, possiamo provare a riprendere quella comunicazione in botta che avevamo prima? È sempre nella stessa cartella. Appoggio. È quel F3 inizio, Sì, Elena, me lo passi. No, il file, perché ho fatto vuole. Una firma PADES. Che è quella che farebbe il sistema, Non lo vedo. Ah, non ha cambiato il formato. File. No. Ok. Ok, allora. Ricarico. Sì, allora. Nuovo legato. No, non me lo vede. Non lo vede? Via. No, questo...
Questo lo controlliamo perché probabilmente sì, è una domanda che ci fanno molto frequentemente. Ok, probabilmente è perché la fine. No, non Allora, l'ho se visto. succede nel frattempo Vabbè, che lo proviamo. rivediamo, se qualcuno si dovesse trovare Sì. nell'impasse di Tieni questa conto che siamo nella situazione, piattaforma di si Reddit, quindi. faccia dare procura speciale alla Ok, firma va dagli bene. altri soggetti che devono firmare quel modulo, lo firma solo lui e in questo modo riesce a inviarlo. Ok? Quindi in questo momento chiaramente risolviamolo con la procura speciale. Poi un attimino lo rivediamo in maniera tale da evitare questo problema. Poi Giuseppe, prima qualcuno chiedeva che dice che non c'è più la manutenzione ordinaria nell'albero degli interventi, facciamogli vedere che esiste ancora, che la troviamo, anche se. Facciamogli questo esempio. Ordinaria, credo che sia tra gli altri interventi. Andiamo avanti. Sì. Andiamo a selezionare l'intervento edilizio, intervento Eccolo lì, edilizio da intervento di realizzare. manutenzione ordinaria. Allora, mi hai detto manutenzione? Vai avanti, facciamo vedere la condizione. Perché l'intervento di Altri manutenzione ordinaria, interventi, eccolo qua. ricordiamo che è un intervento per il quale la norma non prevede nessun adempimento sul piano edilizio. Quindi è una pratica che non necessita, cioè è Ok, un interventi intervento che di non necessita di manutenzione nessuna ordinaria. pratica. Poi qualcuno scrive anche, sì, ma ci sono dei comuni che hanno creato dei moduli che comunque la Eccola comunicazione qua. la vogliono lo stesso. Così come ci sono molti cittadini e tecnici che vorrebbero mandarla lo stesso, anche se la norma non prevede niente. Ora, io sono molto contrario a questo, perché se la norma non prevede nessuna comunicazione, è inutile che, voglio dire, il legislatore fa le norme di semplificazione. E poi noi facciamo rientrare dalla finestra quello che è stato fatto uscire dalla porta. Se quell'intervento non necessita di nulla, non necessita di nulla. Se qualcuno vuole, lo può comunicare via PEC direttamente al comune, ma il sistema non gli consente di inviare la pratica, tranne il caso in cui l'intervento di manutenzione ordinaria necessiti comunque di un altro atto di assenso, per esempio un'autorizzazione paesaggistica. Se io voglio tinteggiare la mia facciata. È un intervento di manutenzione ordinaria, se gli cambio il colore, supponiamo di essere in zona vincolata, e quindi risponderò a questa domanda. Vedete, rispetto all'intervento non si rendono necessarie ulteriori verifiche di conformità, oppure sono necessari ulteriori titoli abilitativi e verifiche di conformità. Se io seleziono il primo, non sono necessarie ulteriori verifiche di conformità, nient'altro. Poi vabbè, mi chiede di specificare per quale motivo, ma questo. Se gli dico così, arriverò, come dire, in un vicolo cieco, nel senso che a un certo punto il sistema mi dirà non è previsto l'inoltro di una pratica per l'intervento selezionato. Fai tranquillamente il tuo intervento, non hai bisogno di presentare niente. Se invece seleziono che ho bisogno di altro, mi collega la DUA e la checklist e da lì posso individuare il vincolo e individuare gli altri titoli abilitativi che mi servono. Le pratiche di edilizia libera le richiedono spesso i commercialisti per le detrazioni fiscali. Sbagliato, perché se la pratica è di edilizia libera, non ha necessità di titolo e non deve. Cioè, allora, il problema è un altro. Gli interventi detraibili, l'Agenzia delle Entrate ha fatto diverse circolari dove precisa che nel caso in cui l'intervento ammesso a detrazione non sia soggetto a nessun titolo abilitativo, è sufficiente l'autocertificazione in cui l'interessato dichiara di aver fatto un intervento di manutenzione ordinaria che non è soggetto a nulla. Il problema però è un altro, è che le detrazioni fiscali sono ammesse per gli interventi privati, per gli immobili privati, per gli interventi di manutenzione straordinaria e non per quelli di manutenzione ordinaria. Lì però, cioè se l'intervento di manutenzione è ordinaria, bisogna, come dire, prendere atto che quell'intervento non è ammesso a detrazione, invece che, come spesso qualcuno fa, cercare di camuffarlo a manutenzione straordinaria per accedere all'incentivo. Non so se è chiaro
il discorso, però delle due l'una, o è manutenzione ordinaria, non necessita di niente e non è ammesso alla detrazione fiscale, o è manutenzione straordinaria e come tale va inquadrato. Ok, poi vediamo. Ok, poi c'era una... Bonus facciate. Ah, scusami, no. Bonus facciate potrebbe rientrare in manutenzione ordinaria. Benissimo, ma non è necessario presentare un titolo abilitativo se è in manutenzione ordinaria. L'Agenzia delle Entrate ammette l'autocertificazione. Si dichiara che è manutenzione ordinaria e che non è soggetta a nessun titolo abilitativo. Esatto, come qualcun altro, infatti, in chat ha scritto. Elena, hai visto qualche altra Sì, domanda? allora, alcuni chiedono, nel caso di vecchie pratiche è possibile scaricare tutta la pratica? Sì, nel caso di vecchie pratiche, ovviamente le pratiche inoltrate. Le pratiche in bozza non sono scaricabili né accessibili, quelle vecchie, quelle prima del rilascio. Quindi io non so se si riferisce alle pratiche vecchie o in bozza o a quelle vecchie inoltrate. Ora ho risposto. Con le inoltrate sì, c'è scarica pratica e si scarica il tutto. Poi allora c'era la prima domanda che è importante, secondo me dipende dal rilascio. Le pratiche in piattaforma, una volta filtrata una pratica e aperta la stessa in dettaglio, non riesco più a riaprire la scrivania, deve cancellare la cache. Quelle inoltrate Perché è sì, stata fatta una certo. modifica apposita per mantenere i Chiaro, sia filtri pratica. rientrando dal dettaglio della pratica. Quindi tiene i filtri che aveva la scrivania. Di conseguenza è stata fatta una modifica al menu e per visualizzarla correttamente deve cancellare la cache del browser. Poi, Ok. allora, ah ok, questa domanda è più che altro di collocazione. Le bozze delle comunicazioni vengono riportate nella Esatto. sezione integrazioni? Sì. No, si deve sempre accedere alla pratica, sempre e comunque. Sì, Poi, nella pratica, nella sezione comunicazioni, poi vedremo comunicazioni inviate, comunicazioni in bozza. esatto, poi chiedono se le modalità di compilazione e caricamento della procura sono rimaste variate. Questo sì, qui non è variato niente. No, no. È un oggetto del dettaglio della pratica. Sì, è stato cambiato solo la modalità Ok, poi sinceramente di non ho visto apertura altre della cioè, ci sono molte domande sezione, amministrative, ossia ma prima era quelle presente un non è, check che molti diciamo, non l'espressione vedevano giusta e quindi è stato per trattarle, introdotto un perché qua pulsante volevamo più più far vedere visibile le che permette appunto novità di attivare rispetto la alla sezione precedente versione del software. della procura. Infatti l'ho qua. Sto verificando, ma non ne vedo altre. Allora, poi, qualcuno chiede perché se scelgo il caso manutenzione straordinaria con interventi strutturali, il sistema mi propone fra i moduli una dichiarazione per interventi di edilizia libera dove dovrei dichiarare che non sto intervenendo sulle strutture. Allora, qui l'unica possibilità che mi viene in mente è che abbia selezionato entrambi gli interventi. Cioè sia quelli di manutenzione straordinaria. Se no proviamolo, proviamo. Gli altri interventi. La manutenzione straordinaria torna indietro, c'ha il suo settore di primo livello. Intervento edilizio da realizzare, manutenzione straordinaria. Guarda che è il terzo. Sì, vai avanti. Seleziona quello Manutenzione che riguarda le straordinaria. parti strutturali. Solo, lo testiamo, Ah, sì. metti non produttiva, ma tanto è solo per vedere se mi abbina anche l'F13. Facciamo un esempio, facciamo un controllo in diretta, che può anche essere che ci siano degli errori di configurazione, per carità, e non. Non produttivo. Può anche essere. Andiamo avanti. 2 a 0, a 1 e a 1 allegato A. Vede, non lo allega, non lo mette l'F13. Secondo me lì per errore
è stato spuntato anche l'intervento F13 senza interventi strutturali, e così il sistema abbina anche l'F13, per quello che glielo dà, altrimenti, come abbiamo visto adesso, non lo abbina l'F13. Qualora si dovesse procedere. Ah, ecco, questa è una domanda interessante. Qualora si dovesse procedere con la comunicazione di L'altra. inizio lavori relativa, ad esempio, ad un permesso di costruire ottenuto da un altro professionista, come procedere se fra i settori non è menzionata l'attività comunicazione di inizio lavori? Allora, la comunicazione di inizio lavori non può essere trasmessa con una pratica a sé stante, bisogna entrare nella pratica, esatto, e mandare la comunicazione. Se la pratica è stata creata da un altro tecnico e quindi chi deve, diciamo, il nuovo direttore dei lavori sostanzialmente non ha accesso a quella pratica, è Per i necessario che dettagli, l'intestatario della pratica gli conferisca una procura comunicazione. alla trasmissione, per una procura per accedere a quella pratica. Quindi, caricando la procura, facciamoli vedere da soggetti. Soggetti che si vede anche all'interno del esatto, nuovo soggetto, nome, cognome, codice fiscale, mail PEC, e chiederà il procuratore chiederà di caricare la procura, che è il modulo Quindi va in F15. Ora, pratica. Soggetti. questa operazione la può fare o il vecchio tecnico che Nuovo accedeva alla soggetto. pratica, se è ancora disponibile, se è possibile, o l'intestatario della pratica, se accede al sistema SUAPE. Se non è possibile nessuna di queste due cose, la nuova procura va trasmessa via PEC al SUAPE perché la carichi manualmente abilitando il nuovo procuratore. A quel punto il nuovo procuratore entra, vede la pratica e trasmette la comunicazione di inizio lavori. Oh. Poi. Adesso vedete, ha aggiunto il procuratore. Adesso Elena Marcias, se entra, vede nella sua scrivania anche questa pratica e ci può operare. Poi mi si chiede quale sarà operativamente la procedura per integrare le vecchie pratiche. L'ho aggiunta, Esatto. ok. È uguale a prima, uguale Ovviamente identica, troveremo i cioè moduli questa nella è configurazione vecchia, vedete, corrispondente a quella che c'era 17.4. all'epoca in cui la Carica pratica è stata integrazioni creata. e funziona. Altra Il cosa, sistema su questa parte non è cambiata, come le abbiamo pratiche visto vecchie anche l'abbiamo già prima. detto, mi pare, ma forse non me lo È possibile ricordo, effettuare non una possono più essere integrazione alla duplicate. modulistica, all'oggetto, eccetera. Vecchia, esatto. Quindi la funzione duplica esiste ancora, ma è disponibile solo per le pratiche create con la nuova versione del sistema. Quindi da lunedì in poi tutte Duplicate, le esatto, pratiche perché la configurazione create vecchia, prima non diciamo, possono più non è essere più disponibile. duplicate. E Così come per quindi lo stesso motivo per cui non possono essere più non è più. finalizzate le pratiche in bozza Ma per create le nuove. precedentemente al rilascio della nuova versione. Poi, Da lunedì in poi, sì. è possibile rivedere le condizioni. Questo gli abbiamo detto, che nella sessione integrazioni è possibile rivedere sia le condizioni che anche gli interventi, tenendo presente però che se io in una sessione di integrazioni di una pratica già Esatto. inviata, è possibile rivedere le condizioni e gli interventi sempre solo per le pratiche nuove create dopo il rilascio di lunedì scorso. Per le pratiche inviate prima, gli interventi e le condizioni non possono più essere rivisti. Per le pratiche nuove possono essere rivisti, ma ricordatevi che se toccate l'intervento perdete tutta la compilazione precedentemente fatta. Quindi, come dire, Sì, dal lunedì. Esatto. l'intervento resetta tutti i dati delle compilazioni. Non è più necessario per errori di intervento e di condizioni annullare e ritrasmettere la pratica, però comunque sia
modificando le Certo, perché condizioni vengono no, non realizzati perdete moduli e tutto. quindi Modificando gli esatto. interventi invece sì. Ecco, questa è un'altra domanda molto frequente in questi giorni. Come mai dal modello F13 è stata tolta la comunicazione della data presunta di inizio lavori, anche se comunico contestualmente i dati dell'impresa esecutrice? Devo obbligatoriamente inviare successivamente il modello F3 di inizio lavori. Allora, di sicuro il modello F3 di inizio lavori non è necessario quando si indicano già i dati dell'impresa nel modello F13. Francamente, la data presunta di inizio lavori l'abbiamo tolta perché l'abbiamo ritenuta ridondante. Adesso ci facciamo un attimo una riflessione, ma delle due l'una, o la riaggiungiamo o comunque precisiamo bene nel modulo F13 che non è necessario che sia seguito dal modulo F3. Lo chiariamo meglio in modo che non ci siano dubbi su questo. Ancora una classica domanda. Dopo aver inoltrato una comunicazione, viene rilasciata la ricevuta automatica. Quando viene mandata una comunicazione, il sistema non invia nessuna ricevuta, però è possibile scaricare dal dettaglio della pratica, sezione comunicazioni, se vai Giuseppe glielo facciamo vedere, prendi una pratica inoltrata, vai su, no, vedi i dettagli, quella. Supponiamo che abbiate trasmesso Sì, che adesso questa seconda vediamo. comunicazione sia mandata Inoltrate. anche là. Esatto. Si può, no, a parte Cosa? scaricare, si possono visualizzare e scaricare gli avvisi di consegna che sono la prova. Comunicazioni. Esatto. Deve andare sulle pratiche nuove, solo le pratiche nuove ce le abbiamo in testa. Scarica. Vabbè, comunque poco importa scaricarlo materialmente. Ah sì, gli avvisi di consegna, certo, questi. Vabbè, No, è qua vecchia, eh? non, siccome è una pratica, sono in Deve test, essere non ci sono i settembre. documenti. Comunque è L'abbiamo appena possibile finché... fatto. Sì. Vabbè, se entri come operatore le No, potresti perché sono in vedere, però. test, se vado in produzione li posso scaricare. Vabbè, 25, l'importante è sapere 6, comunque che vediamo. andando nel dettaglio della comunicazione, tra gli allegati io mi trovo automaticamente Sì, vado. caricate le ricevute di accettazione di consegna di Non ne ho quella finito. comunicazione che costituiscono la prova del fatto che la comunicazione è stata inviata. Quindi non c'è nessuna ricevuta, ma io come quando mando una PEC dal mio indirizzo PEC, posso conservarmi la ricevuta di consegna che è la prova che la comunicazione è stata inviata. Questo anche per le comunicazioni di inizio e fine lavori è la classica domanda che ci viene Sì, comunque spesso poi in posta. produzione è tutta. No, ma qui, ok, Oh. ci sono alcune, sì. Esatto, vedete? Lo potete scaricare così. Sì, per ogni comunicazione inviata. Allora, andiamo qua. Eccolo qua. Conserva. Poi, poi, poi. Avviso di consegna. Avviso. Lo Questo potete non lo scaricare, vedete, capisco. conserva. Si può fare un esempio? Eccole qua. Qualcuno chiede come posso procedere per il cambio di procura da un direttore di lavori a un altro direttore dei lavori. L'ho spiegato poco fa. In caso di denuncia al Genio Civile contestualmente all'inizio lavori viene richiesto di allegare il modello F14 al modello F3. Si può procedere così o bisogna fare comunque una comunicazione distinta? Secondo me è meglio fare una comunicazione distinta. Operativamente il sistema te lo consente, giusto Giuseppe, di allegare un altro modulo dentro la stessa comunicazione. Però siccome il modulo anche l'F14 lavori, ad esempio, lui mi dà l'F3. Sì, guarda, andiamo qua, vedi i dettagli. È Perché sei operatore, possibile sì. aggiungere alla stessa comunicazione, ci sono moduli liberi.
Quindi se io vado qua a nuovo, scelgo inizio lavori, ok, il sistema. No, aspetta, scusami, sono sportello, vado come cittadino. L'F3. Andiamo come cittadino. Andiamo in dettagli. Comunicazioni. Esatto. Però io Nuova. Mettiamo un consiglio di fare inizio due lavori. comunicazioni Ok, separate, che è meglio il rimanere sistema mi bloccati. Si propone può fare teoricamente. l'F3. Ok, però posso In fare caso di nuovo modulo ok, questo l'ho e visto. È aggiungo possibile anche generare una rubrica delle imprese, vabbè, l'F14 questo non è previsto, è un sostituzione. suggerimento per il futuro. Ok, li Questo posso compilare entrambi. risposto. La semplificazione riguarda solo chi Sì, inoltra le sì. domande o c'è qualche novità in fase istruttoria. Ci sono alcune novità anche quanto riguarda il lato back office, non è questo il webinar dedicato, ne abbiamo fatto uno il 15 e uno il 22, sono consultabili andando sul portale eventi PA dal calendario. Andate indietro al 15 o al 22 di settembre e potete rivedere in ogni momento il webinar dedicato al lato operatori. Oggi è dedicato al lato degli utenti, cittadini e professionisti, diciamo. Sì. Sì, un'ultima cosa, non abbiamo detto che sono stati aggiunti due nuovi flussi, la proroga e il parere preliminare. Quindi se andiamo in una pratica in bozza, faccio vedere. Test, pratica vegetali, forse è la prima che avevo completato, diciamo. Allora, sì, qualcuno chiede Procedimento, come deve configurare una procedimento, pratica di proroga e parere trattenamento. Allora, la preliminare che sono domanda non, stati aggiunti come dire, in non questo contiene nuovo gli elementi rilascio. minimi per dare una risposta. Ma questo è un problema che noi Ok. riceviamo valanghe di quesiti nel quali c'è una descrizione veloce veloce, come dire, sintetica del progetto. E ci si chiede quale intervento selezionare. Signori, non si può individuare il tipo, come dire, la categoria edilizia a cui ascrivere l'intervento da una descrizione sintetica di quello che si deve fare. Ora, parliamo di frazionamento di unità immobiliare, normalmente è manutenzione straordinaria, ma dipende anche dalle lavorazioni che sono previste, perché magari una delle due dei due unità immobiliari che si vanno a creare e cambia la destinazione d'uso e a quel punto potrebbe diventare una ristrutturazione edilizia. Quindi la prima cosa da fare è capire, come dire, avendo presente che cosa dobbiamo fare, individuare la categoria edilizia a cui ascrivere il nostro intervento. Se non ci riusciamo, lì bisogna chiedere aiuto all'ufficio tecnico o direttamente a SUAPE, che è competente, magari facendogli vedere dei disegni, quelli sapranno dire: guarda, questo è manutenzione straordinaria, questo è manutenzione ordinaria, questo è ristrutturazione edilizia. A quel punto vado sul sistema e seleziono la categoria corrispondente all'intervento che voglio realizzare. L'unica cosa è questa, cioè non esistono purtroppo delle, quando io dico frazionamento, non esiste una tabella univoca che mi dice è questo. Come vi ho detto, normalmente è manutenzione straordinaria, però dipende, ci sono una serie di variabili da valutare. Aspetta che vediamo se ce n'è qualcun altro. Nel dettaglio della pratica compare la finestra invii integrazioni, che se aperta riporta le voci comunica con campi da compilare e star web con campi da compilare. A cosa fa riferimento il tutto? Fa riferimento al collegamento col registro delle imprese. Lì però può essere, in questo momento l'operazione può essere effettuata solo da normalmente intermediari che sono in possesso di credenziali Star Web. In ogni caso questa è una, come dire, è una funzionalità, è un tutto un mondo
che è un po' in divenire, credo che dovremmo fare anche degli incontri a breve, per cui probabilmente daremo anche delle istruzioni un pochino più precise, perché è una funzionalità che ci preme anche, come dire, promuovere, perché può semplificare anche gli adempimenti, soprattutto per le imprese, evitando che si facciano doppi passaggi al SUAPE e al registro delle imprese. Poi non so in che situazione. Qual è la procedura per l'accertamento di conformità dove per sanare l'abuso volumetrico si devono realizzare delle opere edili? Signori, come vi ho detto, non mi basta il riassuntino per potervi dire seleziona questo intervento. Queste cose vanno valutate caso per caso, confrontandosi con l'ufficio tecnico competente. Normalmente, se le opere sono necessarie per sanare l'abuso, io devo andare semplicemente a selezionare accertamento di conformità, perché quelle opere vengono autorizzate, come dire, contemporaneamente all'accertamento di conformità. Se invece sto parlando di opere che voglio realizzare a prescindere, voglio dire, voglio sanare e realizzare delle altre opere, questo lo posso fare in una stessa pratica solo se la sanatoria è autocertificata, altrimenti devo prima sanare con un accertamento di conformità e poi presentare un'altra pratica per le altre opere. Però va valutato caso per caso. Va bene, io le do Esatto. alcuni suggerimenti, No, però per il resto mi pare nessun altro che abbiamo risposto a tutti i riguardante quesiti. Elena, tu ne hai visto qualcun le altro? nuove funzionalità. Esatto. Tanto in ogni caso rispondiamo per iscritto a tutti i quesiti, questo lo troverete nei prossimi Ecco giorni Paola. sulla pagina del webinar. Ecco, Ok, allora io vi direi che ringrazio possiamo veramente, chiudere, ringrazio tutti Paola. voi, i relatori, Massimo Pugioni, Giuseppe, Elena, grazie a tutti voi per aver partecipato. Questa era la replica, dunque anche mi sono arrivate anche tante mail di vostri colleghi che hanno avuto problemi nell'entrare. E non vi preoccupate, tanto la registrazione da questo pomeriggio sarà disponibile come tutto il materiale. Allora, grazie ancora a tutti voi, buon proseguimento, ci vediamo per i prossimi appuntamenti del progetto Semplificazione. Buona giornata e buon weekend. A presto!